ragazzi, bentornati sul canale di Aurora e Maria Mia. Come promesso, oggi vi faremo conoscere i gattini della nostra Maya. Una si chiama e Milky. Milky. Maya. Allora, vi spieghiamo un po' di cose. Sì, allora spieghiamo. Maya è con noi da quando era piccolissima, aveva poco più di 2 mesi. Manca un ultimo nome che adesso è giusto. Sì, quindi Maya sono quasi 2 anni che è qui con noi, è il nostro gattino, è cresciuta con noi. Guardate, praticamente aspetta, sono euforiche, guardate lei, si è proprio truccata, colorata in tema per l'evento. Allora, Maya è con noi che sono ormai quasi 2 anni. Devo dire un nome. Sì. Fluffy, 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 Fluffy e Mickey. E Mickey, ok. Non lo sa dire Fluffy. Allora, non avevamo. Non lo sa dire Fluffy, io sì, Fluffy. Va bene. Allora, praticamente non avevamo. Parlando sulle chiacce. Aspetta, si dice bando alle chiacce, stavo spiegando. Maya ovviamente per avere i cuccioli vuol dire che noi non l'abbiamo sterilizzata, perché io ero titubante, non sapevo se farle fare una cucciolata oppure meno. Aspetta, sto spiegando. Allora è successo che Maya è un gatto d'appartamento, vive in casa, non esce. Però io un giorno, siccome ho lavato a terra, ho lasciato il balcone aperto, si è intrufolato il gatto del vicino. Il gatto del vicino è stato il fidanzato della nostra Maya. E quindi Maya, da quella fuga amorosa, diciamo, è rimasta incinta. E adesso ieri sono nati questi 4 omicini che sono la fine del mondo. Ok, andiamo a vederli, dai. Bando alle ciance, vi facciamo vedere i nostri bellissimi micetti. A few moments later. Ed eccoci qua, questa è la stanza che noi ragazzi usiamo come ripostiglio. Ci sono le nostre scarpe. No, aspetta, ma eccola qui, guardate. Ha una M sulla fronte, quella è la sua mamma. Come piccolina. Non li togliere tutti, lo sai perché, amore? Maya è gelosa. Eccola qui Maya, praticamente si è intrufolata in questa scatola, si è nascosta qui e ha fatto ritocchi. Io non me la sento di toglierli perché ho paura che poi lei li possa abbandonare, perché questo è il suo posto che lei ha scelto. Che si sente? Mettila a posto, vai che è gelosa la mamma. Ed eccoli qua ragazzi. Quindi noi adesso la lasciamo qui in questa stanza. Aspetta, dove lei? Spero dovete stare zitti, sennò non ci capiscono a casa se parliamo tutti insieme. Sto spiegando. Questo è il posto dove lei ha deciso di partorire, dove lei si sente più sicura. Quindi al momento noi la lasceremo qui. Non ho intenzione di spostarla, perché poi ho paura che abbandoni i suoi cuccioli. Questo sono il gattino, ne ha fatto 2 scuri e 2 grigi. Uno un grigio più scuro, che sembra quasi un certosino, e l'altro è tipo come lei, guarda, e c'ha la M in fronte come ce l'ha lei. Questa è la nostra Maya. Però è leggermente più chiaro il gattino, guardatelo. Come un cuore, io li adoro. Ciao piccolo. Dalla la sua mamma, dalla la sua mamma. Allora, dovete sapere che Maria Pia e Aurora stanno impazzendo. Non vedevano l'ora, è la prima volta che vedono dei cuccioli di gatto. Non avevano. Non, guardate, cioè, Margherita! Era piccina, ma non era piccola. Guardate, Margherita! Lei è Margherita! Mettilo a posto, dai! Quindi per loro è una grandissima novità. Abituate, cioè sono strafelici, non possono, vengono qui ogni momento. Guardate la scatola come l'ha ridotta Maya. Maya praticamente l'ha strappata con le unghie, l'ha morsa, insomma, in tutti i colori. Questa è la stanza dove Maya, metteteli là, guardate Maya, amore, ciao. Ma guarda che sta miagolando, vuole il suo gattino, mettilo lì.
Lo vuole lì. Piano, piano. Scusate, allora, vi ho detto che non dovete venire, vengono ogni 5 minuti a prendere i gattini. Non va bene questa cosa. Guarda, guarda. Fluffy e Margherita, vi posso dire che non li togli, ti ho detto che non li devi più togliere. Allora, facciamo vedere. Lei è Margherita, lui è Fluffy, lei è che è quello. E questo sì, guardateli, guardateli ragazzi. Eccoli qua. Fluffy, ciao, uno, Fluffy. Due, tre, quattro. Quattro testoline. Sì, no, guardate. Guardateli ragazzi, mamma mia, come sono belli. Io li adoro. Io allora, naturalmente poi li daremo in adozione, però io uno lo vorrei tenere, anche se il loro papà non è molto d'accordo. Però io lo vorrei tenere, vorrei tenere uno tra i due grigio, il grigio più scuro e il grigio che somiglia a Maya. Io voglio Piki. Che c'è la M sulla fronte. Io ne voglio due, uno fu. Io voglio Fluffy e Piki. E sono nati ieri, mi ero accorta. Era Maya, insomma, era diventata proprio grossa. Ragazzi, ragazzi, io vorrei tanto Fluffy e Piki. Sì, questa è la... Questa è la nostra stanza del disordine, praticamente il nostro ripostiglio. Abbiamo lasciato la porta aperta per Maya, così lei può entrare e uscire a suo piacimento. E questo mi è il suo ripostiglio. Le avevamo aggiustato, diciamo, una cuccia, però no, lei ha scelto questa scatola perché guardate, me l'ha nascosta. Sì, no, ma non era quello. Avevamo preparato una scatola con un cuscino morbidoso, ma lei ha scelto questa scatola nascosta perché si sente più sicura. Dovete sapere che i gatti sono molto gelosi dei loro cuccioli, molto protettive le mamme. Però noi siamo la sua famiglia, ci conosce e quindi sa che noi le vogliamo bene, non le faremo mai del male e si sente sicura. Infatti ci fa le fusa quando ci avviciniamo. Non lo prendere più, basta! Ma stavo bevendo, guarda, c'ho la lingua fuori, mettilo a posto, dai, ho fame. E insomma, noi li adoriamo, lei è la mia Maya, guardate com'è bella, guardatela, guardate, guarda. Wow, hai visto che ti stava mordendo? Hai visto? Perché la stai esagerando, la stai stressando. La stai stressando. Ok, guarda. Non li vuole toccati, è geloso, non li devi prendere. Quando poi saranno più grandi ci potrete giocare. Saranno loro a cercare voi dopo per giocare, lo sai? Ok, lascia stare. Va bene ragazzi, ci vediamo fra poco. Ed eccola qua che non riesce a separarsi. Dai, saluta e poi più tardi veniamo a giocare con loro di nuovo, dai. Eccola qua, ciao Maya. A dopo amore, ciao. Dai, vuole stare in pace con i suoi cuccioli. Andiamo di là? Allora ragazzi, questo video finisce qui. Noi vi salutiamo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per arrivare tutte le notifiche dei nostri video. Ciao! Ciao! E mi raccomando, lasciateci tanti like ragazzi, tanti pollicioni. Vi mandiamo tanti baci e al prossimo video. Ciao! 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 Gattini.